Tra 5 minuti comincia la rivoluzione. 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 Un nuovo caro saluto dalla Tunisia, da me e dal Riccio di Benvenuti in Italia. Qui a Sidi Bouzid c'è una strada nuova di zecca, una strada costruita all'indomani della rivoluzione scoppiata il 17 di dicembre. Questa strada è stata spontaneamente dedicata dalla gente del posto a Bouazizi. Bouazizi è il giovane che tutto ciò ha innescato con un gesto disperato, tragico. Si è dato fuoco davanti al governatorato per denunciare la condizione di vita sua e di tanti tanti altri giovani di questo posto. È significativo che il nome di questa strada sia proprio il suo e che questa strada sia uno dei pochi segni tangibili del successo dell'insurrezione. Quando voi vedrete queste immagini sarà domenica 23 ottobre, i seggi ormai saranno aperti e noi li staremo presidiando. Qui a tutti è chiara una cosa, che dai seggi non deve uscire soltanto un'assemblea costituente capace di dare alla Tunisia una nuova architettura istituzionale, ma deve uscire da questi seggi un governo di interim e una cultura politica capace di dare risposte concrete e nel più breve tempo possibile al bisogno materiale, che non è solo materiale, perché è anche un bisogno di dignità, di lavoro, di sviluppo, di futuro, di occupazione. Ecco, noi abbiamo capito questo una volta di più oggi in Tunisia, ascoltando i giovani, le persone del luogo. Ci vuole politica, una politica capace di costruire casa comune e quindi nuove istituzioni democratiche per questo paese, ma le nuove istituzioni democratiche non saranno vissute come soluzione dalla gente del posto, della cittadinanza, se non porteranno con loro anche trasparenza, legalità, sviluppo, cittadinanza, insomma lavoro. Noi queste cose le abbiamo imparate a caro prezzo nel nostro paese, siamo qui, lo ricordiamo ancora una volta, per dare una mano a questo popolo che sentiamo fratello nel Mediterraneo, ma anche per ricordare a tutti noi che nel nostro paese, l'Italia, ci aspetta un compito, quello di riconsegnare all'Italia la nostra Costituzione del 48. I fatti di cui siamo stati informati, di Borgo Sabotino, nel Lazio, l'attentato al bene confiscato segnato Libera, ci rendono questa sera ancora più vicini, ancora più solidali. Tra 5 minuti comincia la rivoluzione. 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 Tra 5 minuti comincia la rivoluzione.